Bojo ha delle qualità e alla sua età, se vuole continuare a essere decisivo, deve mettersi in testa che ci vorrà un po' di sacrificio. Si è presentato in maniera positiva, con grande umiltà. Ovviamente non è in condizioni di farti un 90 minuti, 80 minuti, secondo me dovremmo pensare di utilizzarlo in alcuni spezzoni della gara, quando ci è utile e quando ci servono le sue qualità. Non vado mai per fare il punto, cioè assolutamente, non gioco mai per pareggiare la partita, non è proprio la mia idea della vita. Io, come ho detto sempre, faccio le cose per ottenere il massimo, poi accetto quello che arriva, ma assolutamente il Pescara non va lì a fare una partita di contenimento. È normale che se poi cominciamo a pensare, come ho detto in settimana, ad avere paura, perché se perdi hai la paura di retrocedere, o se no, non dobbiamo viverla così. Io sono dell'idea che la paura porta solo altra paura. E se cominciamo ad avere paura perché sotto, cioè dobbiamo essere equilibrati, dobbiamo riconoscere dove siamo, dobbiamo riconoscere che c'è quel rischio, ma che c'è anche un'altra fetta importante da andarci a prendere, ma senza paura. La paura è il contrario, dico sempre, dell'amore, l'ho detto in settimana. Quindi ai tifosi che sono speciali, io direi amate questa squadra. Amatela, fatele sentire l'amore, perché dall'amore verrà fuori le prestazioni, verrà fuori l'entusiasmo. Io mi aspetto una gran bella squadra, con gran bei giocatori, ho visto, molto offensivi, bravi nell'uno contro uno, hanno un buon motore davanti, nei quinti, buon palleggio, in casa avranno un pubblico sicuramente che farà la differenza anche per loro, perché comunque è un dodicesimo uomo in campo, sono caldi, un ambiente caldo, stadietto piccolo, bello, e io mi aspetto che i miei giocatori possano, ecco, vivere una bella serata anche a livello emotivo. Noi dobbiamo raggiungere subito il primo obiettivo, lo sappiamo, no? Nell'arco di un campionato bisogna raggiungere degli obiettivi, ok? L'obiettivo primis è fare quei 40, non so quanti ne servono, 45 punti per poter, no, uscire fuori da una zona, poi andare a vedere quant'è la soglia dei playoff, e poi nei playoff può succedere di tutto. Quindi noi dobbiamo puntare obiettivo per obiettivo. Adesso ne abbiamo davanti 5 partite toste, difficili, ma lo saranno anche per loro.